Nome: Roberto. Giorgio. Cognome: Cingolani. Metta. Ruolo ricoperto fino a ieri sera, ruolo ricoperto oggi. Ieri sera direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, da oggi Corporate Chief Technology Innovation Officer di Leonardo. Vice direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, oggi direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Cosa vi aspetta da oggi in poi? Lavoro dalla mattina alla sera, come era prima, come oggi, così sempre sarà. Tanto lavoro, come sempre, è un lavoro diverso, non più direttamente ricercatore, ma gestore di tanti ricercatori. Si dice tanti oneri, tanto onore. Sarà così? Gli oneri mi sono chiari. Sicuramente sì. Speriamo di farci onore, ma di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto nel recente passato. Da quanti anni vi conoscete? Oh, tantissimi. Giorgio è stato uno dei primi ad essere coinvolto in IT. Saranno più di 10, 12. 12. Temete il confronto l'uno con l'altro? Ma stiamo scherzando. Assolutamente no. Collaborazione, non confronto. Che augurio fate all'altro per il nuovo incarico? Di avere grandissimo successo e che la sua visione diventi realtà. Ovviamente il meglio, ovviamente una grande sfida. E spero che vada come è andata IT, così potremo anche continuare a collaborare. Cosa rappresenta per voi IT? Per me IT sono stati 15 anni di lavoro molto intenso ed è la dimostrazione che in Italia si può fare un istituto di ricerca internazionale. IT ormai dopo tanto tempo è diventata una quasi casa, visto tutto il tempo che ci si passa dentro, ma anche il sogno e la possibilità di fare ricerca in Italia, di farla ad alto livello, di competere a livello internazionale e di sapere di poter viaggiare esattamente al pari con gli altri. In questi anni quante volte avete scandito la sigla IIT a chi non la capiva? Di solito era ITT e non IIT, tante volte. Un numero infinito di volte. Tre parole per descrivere l'altro. Giorgio è serio, intelligente, per bene. Lottatore, molto schietto, un amico. Chi tra i due è più apprezzato dai giornalisti? Lui. Ah, non siamo due categorie comparabili. Io ho dovuto rappresentare un istituto e quindi sono stato il portavoce. Adesso toccherà a lui che ne diventerà il portavoce. Più ben voluto dai ricercatori. Io. Anche questo secondo me non creerà grandi differenze. Siamo molto simili nell'approccio con le persone. La capacità di essere corretti anche con chi non lo merita è molto importante. Scambiatevi un consiglio. Io direi a Giorgio di non mollare mai e di andare avanti convinto sulle sue idee per il futuro. Continua così. Una volta per tutte, chi è il vero papà di iCub? No, il papà di iCub è Giorgio, è fuori discussione. Ma se, essendo un robot può avere più papà. Salutatevi come lo farebbe iCub. Ciao Giorgio.